il via domani a Udine la quarta edizione di Future Forum, una 4 giorni di incontri e appuntamenti promossi dalla Camera di Commercio di Udine dal 14 al 18 febbraio 70 tra ospiti internazionali, rappresentanti locali e note firme del giornalismo italiano. Si confronteranno sul tema ripartire per prepararci all'Italia che verrà. Ne parliamo in diretta qui con noi con Renato Quaglia, Project Manager di Future Forum. Buongiorno. Buongiorno a voi. Spieghiamo intanto la filosofia e gli obiettivi che sostengono appunto tutti gli appuntamenti in calendario. Beh, Future Forum è arrivato alla sua quarta edizione ed è un'iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Udine per aiutare il sistema, il territorio, le imprese, i cittadini a guardare avanti, a cercare di avere spunti e suggestioni rispetto a quello che si sta preparando, quello che sarà il futuro prossimo avventura. Si parte domani alle 15 anche con un omaggio a Bauman. Possiamo anticipare quali saranno gli assi calati per i primi appuntamenti? Beh, i primi appuntamenti trovano alcuni degli argomenti di grande attualità che abbiamo sentito ancora oggi in questo telegiornale. Si parlerà di migrazioni, si parlerà di nuova agricoltura, si parlerà naturalmente di lavoro. Avremo ospite Elsa Fornero, che non è solo autrice della contestata riforma delle pensioni, ma una delle più grandi esperte di politica del lavoro, ma avremo anche Leonardi, che è il consulente per il governo in questo momento. Parleremo di Job Act e parleremo ancora di internazionalizzazione, la Brexit, le nuove politiche di Trump. Certamente discuteremo di quali devono e possono essere gli scenari a cui dobbiamo essere pronti e dobbiamo prepararci. E a chi sono rivolti gli incontri di Future Forum? Si rivolgono a diversi pubblici, certamente a quello degli imprenditori che troveranno nella dimensione dell'internazionalizzazione spunti e comprensioni di come si sta ridisegnando l'intero pianeta, sia negli equilibri determinati dal terrorismo o dalle nuove crescite economiche, sia per quello che riguarda le nuove politiche invece internazionali. Ricito nuovamente il trumpismo piuttosto che la Brexit o le scelte che la Germania farà rispetto all'Europa. Dall'altro si rivolge però anche ai cittadini, all'intero sistema produttivo, sociale, economico e come dire anche del terzo settore di questo paese. Si parlerà delle nuove povertà, si parlerà di digitalizzazione, si parlerà anche di agricoltura, si parlerà di dove l'università, l'innovazione e le imprese riescono ad andare. Diciamo che è uno sguardo ed è solo una serie di risposte a molte delle domande che ogni giorno ci poniamo. Gli appuntamenti sono numerosi, per chi fosse interessato c'è un sito internet da poter consultare. Tutto il programma sul sito di Friuli, futureforum.com, il riferimento alla Camera di Commercio e incontri dalla mattina al pomeriggio fino alla prima serata all'interno della sede di Piazzale Venezia. Questa è la quarta edizione di Future Forum, come è cambiata negli anni? Ma è cambiata cercando di trovare sempre rispondenza a quelli che erano le tensioni e le attenzioni del momento. È un forum, non è un festival culturale, è uno strumento che la Camera di Commercio mette a disposizione del territorio e quest'anno il titolo Ripartire non significa solamente rimettersi in moto, ma significa anche suddividere sia le responsabilità che probabilmente anche una parte di quelle ricchezze, di quelle disponibilità che stanno determinando oggi in una concentrazione sbagliata uno squilibrio all'interno della società che stiamo davvero subendo e che si rende sempre meno sopportabile. Grazie a Renato Quaglia per essere stata in nostra compagnia, per naturalmente tutte le iniziative legate al Future Forum. Grazie.